Ma intanto un altro, come dire, investimento di Rimini su se stesso, un'altra apertura, un altro cantiere che si disvela e ridona alla città e al mondo un gioiello artistico, storico, culturale, il cinema Fulgor, il cinema di Federico Fellini. Intanto una notizia straordinaria, perché per anni abbiamo sentito dire, no, dello spopolamento del centro storico, del fatto che le città perdevano la loro essenza identitaria. E dopo il castello, il teatro che aprirà, apre un cinema in centro a Rimini, è il cinema di Federico Fellini. Quindi una cosa che il mondo guarderà, un progetto voluto, straordinario, non è solo un cinema, perché mi piace ricordare le parole di Federico Fellini che abbiamo citato, le leggo. E Federico dice, avevo fatto un contratto col proprietario del cinema Fulgor, i lavori che facevo per lui, le caricature di divi, interpreti dei film in programmazione, venivano messi nelle vetrine allo scopo di propaganda e in cambio era dato ingresso gratuito al cinema Fulgor. In quella calda cloaca di ogni vizio che era il cinema di allora c'era la maschera Madonna. Uno steccato, come nelle stalle, divideva i popolari dai distinti. Nel buio noi tentavamo di entrare nei distinti perché là c'erano, si diceva, le belle donne. Ecco perché è una cosa straordinaria, perché non è solo un cinema, non è una sala, è Fellini, è una magia, è un cinema storico dei primi del Novecento che nella sua storia ha avuto tutto, ha avuto la dimensione del sogno quando non si poteva viaggiare nel Novecento, quindi si andava lì a immaginare donne fantastiche, viaggi immaginari. Fellini lì ci ha visto Macista all'inferno, che lo ha segnato per sempre, e quindi è un grande luogo della cultura italiana che riapre. Il Cinema Fulgor, tra l'altro, è una delle tre gambe del Museo Internazionale Federico Fellini, che sarà nel Castello Malatestiano, nel Fulgor e in questa piazza che dal Fulgor abbraccia tutta Piazza Malatesta, che diventerà una piazza d'arte. Quindi Rimini davvero un altro grande investimento sulla cultura per creare lavoro. L'insieme di questi motori culturali produrrà lavoro, produrrà ricchezza anche di identità. E oggi Rimini, come dire, nel compleanno di Federico Fellini, il 20 gennaio, aprirà questo cinema con una festa popolare. Attorno a questi motori culturali, il castello, il teatro, questo nuovo, come dire, qualcuno dice rinascimento riminese, che ancora non è compiuto, che è faticoso, che avrà degli ostacoli, però abbiamo visto il Capodanno, no? Il Capodanno è esploso di gioia nei luoghi dell'arte, della cultura, l'invaso del Ponte di Tiberio. Tutto questo produce ricchezza. Quando aprono i motori culturali, aprono dei locali e non è come dire, la cultura non si mangia, non è la cantinetta dove si va a bere, magari sono dei locali che si chiamano foyer in omaggio al teatro, dove si possono mangiare i prodotti tipici, degustare dei tè. Quei locali lì sono stati fatti da artigiani, da elettricisti, da falegnami riminesi che prima non avevano lavoro. Se apre un locale perché si aggancia al teatro, se apre una birreria di qualità con i prodotti tipici del nostro entroterre, si chiama 1843 in omaggio al 1843, data di apertura del primo stabilimento privilegiato dei bagni marittimi, per fare un locale appunto ci vogliono delle maestranze, ci vuole la manifattura, ci vogliono elettricisti, falegnami, impiantisti, pavimentisti. Pensare che tutto questo produce lavoro dà senso a quello che diceva lei. Col turismo, con la cultura si mangia, 3,5 miliardi di valore aggiunto dal turismo nel nostro territorio. È un primato che ci dobbiamo tenere stretto, frutto delle nostre fatiche, che però ci deve dire non bisogna fermarsi, anzi bisogna continuare a cambiare. Siamo forti, ma se vuoi essere leader devi continuare a cambiare. Per questo partiremo con i colpi di benna, con le ruspe sul lungomare per rifare il Parco del Mare, insieme alle fogne che stiamo completando, insieme ai motori culturali che stiamo, come vedete, inaugurando. Il Fulgor è uno di questi.